So I'm here with Tony Cuboriquido. There's a grand Italian artist here. Tony, il nome Cubo Liquido cosa vuol dire? È un gioco di parole. Il cubo non potrebbe essere liquido, quindi è un po' un contrasto. E poi mi piace molto come suona. So è più per il suono che non per il, però vuol dire che un cubo è difficile che un cubo sia liquido. Sì, infatti potrebbe essere un cubo di ghiaccio che, Poi non è più liquido. Sì, ok, e allora cosa stai facendo qui nel senso del soggetto? È un soggetto in cui ho voluto giocare con il passato, il futuro e il presente. Il passato sono... Il passato nel senso storico? Nel senso storico, sì, alcune architetture che riprendono la tradizione araba, il presente, il Burj Al Arab, e il futuro è una visione Shifai del... Allora il viaggio nel tempo che ci porta dall'antichità ai tempi nostri? Sì, fino al futuro, davanti ci sarà un robot, e poi c'è una strada di vetro che porta fino al Burj Al Arab. E niente, un gioco. E allora come ti senti essendo qua a Dubai a lavorare in confronto per esempio dell'Europa o dell'Italia? In questi ultimi anni viaggiando molto insieme a tutti gli amici e colleghi si cambia il posto, ma è come sempre stare a casa con i colleghi. Sì, sono già stato qui l'anno scorso, è un posto dove si lavora molto bene. Allora ti senti come stai girando con una grande famiglia, diciamo napoletana o qualcosa? Ma spesso mi sento parte di un circo, nel senso buono. Circo che viaggia. È un po' come una compagnia che si muove e fa le sue performance in giro per il mondo. Questo trovo che è un bel sentimento davvero. Allora, qua a Dubai, cosa pensi che possiamo offrire come artisti e come artisti di tre dimensioni? Ma penso che qui a Dubai, in questo momento, come poche altre volte, si può offrire al pubblico una visione globale di quello che può essere attualmente la pittura vista con la prospettiva anamorfica. Ci sono tantissimi stili. Molti degli artisti, cioè penso il livello più alto che si può offrire al mondo con questa tecnica, e penso che i turisti e gli abitanti di Dubai hanno questa grande fortuna in questo momento. Piaceresti tornare a dipingere ancora a JBR? Assolutamente sì. Va bene, l'abbiamo sentito. Grazie Tony e buon lavoro.